Benvenuti alla terza storia dei personaggi di The Cave. Questa volta Gabry Costa vi farà sentire suo fratello Er Costa che vi racconterà la viaggiatrice nel tempo. Guardate il futuro, dove le macchine volano e della tecnologia è super avanzata. L'arrivo al lavoro di una semplice ragazza che va a lavorare come tutti i giorni nel suo edificio. Migliore impiegato di tutti i tempi, non lui. Odia a morte il suo collega che, al contrario di lei, è diventato l'impiegato del mese. Le lodi pungenti dei colleghi. Ovviamente fa sempre bella figura ed è il divo del suo luogo di lavoro, il più importante. Profonda gelosia. Ma anche lei è una ardua lavoratrice, non tollera questo imbroglio, quindi decide di fargliela pagare. Un complotto. Gli viene in mente, infatti, non combatterlo in questo tempo, ma addirittura tornare indietro nel tempo, così che possa fermarlo in tempo, che ha un milione di anni. Trova nel museo un'antica macchina del tempo, ci entra dentro, vuole tornare alle origini di quel signore lì. Il suo bis nonno, che era ancora all'età della pietra, ecco che l'ha trovato. Un piano portato a termine. Infatti l'ha ucciso, così quando tornerà nel suo tempo non ci sarà più. Problema con la causalità. Purtroppo è avvenuto un paradosso e quando cambia qualcosa nel passato si ritorce nel futuro e il mondo è un disastro. Abbiamo visto il finale cattivo della viaggiatrice nel tempo, ma non andate via perché dovete sapere com'è fatto quello buono. Vedendo comunque che era una buona persona, allora decise di non ucciderlo e di fermare questo assassino. Congratulazioni, lei accetta invece il suo ruolo e diventa la sua migliore amica, anziché nemica. È stata bella questa storia della viaggiatrice nel tempo e noi vi salutiamo.